È stata una domenica nera per il basket romagnolo, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. Purtroppo sconfitte tutte e tre le formazioni di Serie A 2, Forlì in casa con Roseto, Ravenna a Trieste e Imola in casa con Ferrara. Dunque ci sono un po' di ferite da leccare in questo martedì sera in nostra compagnia. Invece ci riscatta la Serie B, almeno in parte, perché vincono, ed è la prima volta che lo fanno in casa propria, i Tigers Forlì, e vince anche Rimini, che si conferma una piacevole sorpresa di questo inizio stagione. Sconfitta invece per i Raggi Solaris Faenza. Questo è un po' il quadro della domenica che ci siamo appena lasciate alle spalle. Ne parleremo di tutte le tematiche legate alle formazioni romagnole nel nostro contenitore, che sta per iniziare dopo la nostra fantasmagorica sigla. State con noi. Si chiama A2. Qui è festa grande anche per noi di Panorama Basket. Si muove, non riesco a stare fermo, tremando ti cerco in tutti i canali, alta tensione ma senza orientamento. Siamo a Forlì per Billy Jolly, Billy maglia rossa, Jolly maglia blu. Aspettate la sigla e poi lo scopriremo. Ovviamente avremo modo di parlare con voi a lungo durante questa trasmissione. Amici del basket e amici di Panorama Basket, buonasera e ben ritrovati. Settima puntata del nostro programma, una puntata che sviscererà tutte le tematiche passate, presenti e future delle formazioni romagnole di Serie A e di Serie B, e lo farà come sempre in compagnia non solo mia ma della nostra Francesca Picari. Ciao Francesca. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Allora, come fare, come diciamo sempre per tutti voi, per stare in nostra compagnia, perché abbiamo bisogno di un rapporto, di un feedback continuo con voi, quindi diciamo come seguire Panorama Basket. Esatto, infatti il nostro contatto è 334-7692087, numero al quale potrete inviarci i vostri messaggi con domande ed opinioni a noi e per i nostri ospiti. Mi raccomando, via WhatsApp, salvando prima il nostro numero in rubrica. Vi ricordo inoltre, come sempre, di scaricare l'applicazione gratuita di Teleromagna, che vi permetterà di seguire tutti i programmi di Teleromagna in diretta sul vostro cellulare o sul vostro tablet, ovunque siate. Mi raccomando, scaricatela. Assolutamente sì, e allora adesso andiamo a presentare subito chi ci tiene compagnia, dunque i nostri graditi ospiti. Lo facciamo partendo dalla mia sinistra e partendo dalla guardia ala della Piero Manetti Basket Ravenna, giovanissimo con i suoi 20 anni, ma sta già facendosi valere nel campionato di Serie 2 dopo la scorsa stagione ad Oleggio, il nostro Marcello Crusca. Ciao Marcello. Buonasera a tutti. Sì, passiamo subito dopo ad Alberto Serra, vice allenatore dell'Unieuro. Buonasera. Buonasera, buonasera, ciao Federica, ciao Enrico. Ciao Marcello, poi non so come presentarla. Allora, prima di tutto è un'educatrice, poi è un'allenatrice, poi è una validissima telecronista al mio fianco tutte le domeniche, e poi oggi diventerà una validissima opinionista. Anna Maria Fantini, ciao. Ciao a tutti, buonasera. Poi passiamo invece all'ala Tigers Forlì, Edoardo Giovara, che ringraziamo subito perché volta scorsa per problemi non è riuscito ad esserci e però è arrivato subito a questa puntata, quindi grazie per essere con noi stasera. Grazie a voi, ciao, il riscatto di Giovara, che dopo l'influenza improvvisa di martedì scorso, esatto, viene subito e si tiene compagnia. Grazie Edoardo, grazie Francesca. Io ritorno in postazione. Ritorno in postazione, ma ti coinvolgo immediatamente, lo faccio perché assieme a te andiamo a vedere quali sono stati tutti i risultati del weekend, a partire appunto dai risultati del campionato di Serie A 2. Partiamo. Piacenza Iesi 89-88, Forlì Roseto 69-78, Verona Recanati 67-66, Virtus Bologna Treviso rinviata, Trieste Ravenna 74-72, Mantova Fortitudo Bologna 93-84, Udine Chieti 79-64, Imola Ferrara 80-82. Perfetto, vi spieghiamo che la partita forse più attesa della sesta giornata, quella tra Virtus Bologna e Treviso, è stata rinviata perché l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno era impegnata con il Cirque du Soleil, quindi la partita si recupererà il 16 novembre. Ma vediamo la classifica, Francesca. Sì, troviamo con 10 punti Roseto, con 8 punti a seguire Ferrara, Ravenna, Piacenza e Treviso. Con 6 punti troviamo Iesi, Fortitudo Bologna, Udine, Forlì, Verona e Virtus Bologna.
A seguire con 4 punti Mantova, Chieti, Trieste e infine con 2 punti troviamo Imola e Recanati. Perfetto, e poi dopo i risultati della Serie A2 con la relativa classifica, Francesca, abbiamo anche la Serie B. Esattamente, per questo chiedo l'aiuto della regia e con la slide numero 1, dove per il girone B troviamo Pallacanestro Crema, Raggi Solari, Faenza 65-62, per il girone C Tigers Forlì, Basket Barcellona 81-80, per il girone D Krebs Rimini, Venafro 76-69. Perfetto, grazie Francesca. Questi ovviamente i risultati del fine settimana. Partiamo purtroppo non da chi ha vinto, perché abbiamo perso tutte come romagnole questo turno, ed è la prima volta che succede in questa stagione 2016-2017, ma partiamo da chi è comunque in alto in classifica. Parliamo dell'Orassi Ravenna. Marcello, la partita giocata a Trieste equilibratissima sul filo del punto a punto, con Ravenna che parte bene, poi si fa recuperare, dopo è costretta a raggiungere e rimontare i triestini, finale come dicevamo sul filo dell'equilibrio. Poi lo vedremo tra poco cosa è successo effettivamente nell'ultimo minuto di gioco. C'è la sensazione di avere così una vittoria sfumata anche in maniera abbastanza rocambolesca, no? Sì, perché comunque è una partita per ampi tratti l'abbiamo rispettato, però in certi momenti diciamo che non abbiamo giocato la nostra pallacanestro, cercando forse l'uno contro uno troppo spesso senza passarci troppo la palla. Questo ovviamente può capitare all'interno di una partita, ma non siamo stati in grado di reagire portandoci sul vantaggio finale, anche se comunque campo difficile perché è una squadra molto fisica, molto intensa, come sapevamo, pubblico molto caloroso che si è fatto sentire. Comunque dai, è una partita e la stagione è lunga, ci faremo sicuramente. Uno dei dati, ma ne parleremo dopo, è quello delle palle perse, su cui anche coach Antimo Martino si è concentrato nei suoi commenti di fine partita, no? Esatto, era stata una premessa cercare di limitare questo fattore, perché comunque è loro squadra che va molto in contropiede, quindi trae energia dalle palle recuperate, quindi dalle nostre palle perse. E probabilmente è stata questa la maggiore nostra pecca nella partita. Esatto, però se la regia può subito venirmi in soccorso, noi vediamo proprio questo finale abbastanza particolare che ha contraddistinto il match di Trieste per la Pieromanetti Ravenna. Vediamo. Trieste che ha nelle proprie mani un possesso fondamentale per la partita. Parks si scontra con Bossi, rischia tantissimo la formazione biancorossa in questo momento. Pecile cerca Green, 3 secondi, bisogna andare al tiro, ci prova da Ross, la sua tripla non va, ultimo minuto, anzi per la precisione 48 secondi da giocare. Ravenna con Tambone, serve Taylor Smith, consegnato per Raschi. Raschi, la penetrazione che non va, ma viene fermato da un fallo il veterano di Antimo Martino. Ravenna adesso in lunetta con il primo dei due tiri liberi che va a segno, punteggio in assoluta parità, ultimi 36 secondi assolutamente incandescenti. Sbaglia Raschi, poi a rimbalzo cerca di togliere il possesso a Javante Green, ma commette fallo. Segna il primo Javante Green, 71-70 per Trieste. Javante Green più che un fattore in questo match, è lui il bomber bianco-rosso. Nonché lo showman con tutte le schiacciate che porta sempre in serbo, 2 su 2. Raschi, serve Marks, vuole chiaramente giocarsi il pick and roll, ma viene fermato subito da un fallo di Javonte Green. Trieste in bonus e dunque ci sarà lunetta per Derrick Marks. Buono il primo intanto e sono 2 su 2. 72 pari tra Alma e ora sì Prandin. Prandin rischia tantissimo contro Marks, palla nelle mani di Pecile che però scivola, mantiene il possesso, serve Prandin, si butta all'indietro, Bobo Prandin, la schiacciata di Javonte Green. Marks riceve in questo momento, 6 secondi ancora, Marks contro Parks, cerca di andarsene in palleggio, Derrick Marks appoggia il tabellone che non va, l'ultimo rimbalzo di Trieste che vince il confronto con l'Orassi Ravenna sull'errore del numero 8 romagnolo, la formazione di Eugenio Dalmasson.
Allora Marcello, io in questo filmato, in questa breve sintesi dell'ultimo minuto, ho visto due grandi difese di Ravenna, la prima che ha portato una tripla sbagliata a Trieste, la seconda sull'ultima azione, una grandissima difesa di Ravenna. Prima di tutto, non era passi di... Sì, e quello è stato un po' la... Esatto, è stato un po' l'evento che ci ha fatto protestare un attimo con gli arbitri, ma comunque il metro arbitrale è stato quello quasi tutta la partita, sia che di qua che di là, hanno fatto errori giustamente, ma... Non è per quello che abbiamo perso la partita, ovviamente, come spesso capita. Una schiacciata un po' trovata, stiamo rivedendo qui proprio in questo momento la difesa, ecco, Pecile, si rialza, non lo so. Sì, esatto. Palleggia, secondo te Anna Maria è passo o non è passo? Secondo me ha fatto un gran numero, una magia di Pecile, d'esperienza. Non so, dava l'impressione così a questa velocità che stesse palleggiando per alzarsi. Anche e se palleggia non è infrazione, però è proprio il limite, insomma. Limite, esatto, è schiacciato un po' trovata, no? Di, sì, esatto, di Green. La palla tocca appena il ferro. Marx quel tiro però 8 volte su 10 lo mette, questa volta. Sì, anche in allenamento contro di me lo mette sempre. Ecco, proprio contro di te, benissimo, va bene. Perfetto, perfetto, fino a un certo punto di vista ovviamente, perché sono sfumati 2 punti per Ravenna, sono sfumati anche per Forlì e qui coinvolgo ovviamente Alberto Serra in maniera diversa, perché la partita dell'Unieuro, salvo il secondo quarto, dove la formazione tua e di Gigi Garelli ha espresso quell'intensità, quell'energia che sappiamo essere le proprie, per gli altri 3 periodi di gioco ha visto una Forlì, secondo me, con un linguaggio del corpo forse non abituale, diciamo così. Tre quarti non mi sembra, perché ad esempio l'ultimo quarto mi sembra che l'abbiamo pareggiato come punteggio. Diciamo che ha avuto un'emorragia molto, molto grande nel terzo quarto. E 19-0 per sì, la Coppa. Sì, esatto, 19-0. Se ricordi le ultime partite, i terzi quarti sono un po' per noi abbastanza, diciamo, problematici. Il problema è che nelle partite precedenti riuscivamo ad agganciare la partita, a non mollarla. E invece in questa qui purtroppo abbiamo avuto un parziale pesantissimo, non ce l'abbiamo più fatta. In quel però momento, primo, beh, secondo quarto e ultimo quarto non siamo andati male. In quel momento, nel momento del parziale, io commentavo la partita assieme ad Anna Maria, ovviamente, sì, che dopo ci darà ovviamente anche la sua opinione, ci stupiva il fatto che prima di tutto in lì bravo Adam Terrell Smith, che ha fatto sì che un 9-0 sia così venuto, come neanche ce ne siamo accorti che era già 9-0, ma da quel momento fino al 19-0 lì, perché è mancata la reazione? Ma secondo me non è figlio solo di una partita, nel senso che adesso non voglio star qui a piangere, però lo sapete benissimo, ci stiamo allenando da un bel po' di tempo in condizioni critiche, perché fisicamente non siamo mai stati in 10 allenamento, e magari questa cosa non la paghi subito tipo con Treviso o con Udine, ma la paghi poi più avanti. Se ci pensi, con Treviso e con Udine abbiamo fatto partite simili, nel senso che abbiamo avuto sempre degli alti bassi. Il problema è che il basso non è stato così importante come è stato stavolta. Esatto. Esatto. E siamo riusciti a rimanere attaccati alla partita, sia anche a Piacenza fuori casa. Questa volta invece probabilmente l'intensità non era quella giusta, abbiamo anche affrettato alcune esecuzioni in attacco, ma più che altro per la voglia di rimanere agganciati alla partita, e questo ha fatto il loro gioco, che ha fatto 2-3 contropiedi che hanno scavato un solco veramente importante. Sono proprio le cose, Anna, che ci dicevamo noi in diretta mentre commentavamo la partita, con 2 aspetti tecnici che vorrei sottolineare con te, in questo caso favorevole a Roseto, l'aggressività che Roseto ha messo soprattutto nel primo tempo a rimbalzo d'attacco, andando sempre con 2 se non 3 giocatori a contendere il rimbalzo offensivo, e questa zone press alternata alla difesa uomo che davvero ha messo in crisi Forlì. Sì, infatti nel primo tempo tantissimi palloni vaganti sono caduti nelle mani di Roseto, sono stati bravi anche loro ad andare a cercare sia rimbalzi che palle vaganti. Ha un po' addormentato questa zone press, che in realtà era una zona allungata che serviva un po' per far perdere tempo e anche perdere magari qualche punto di riferimento in attacco a Forlì.
c'è stata una reazione in realtà un po' troppo a fine partita, però io dico che durante la partita dei segnali positivi secondo me ci sono, non è che è tutto da buttare. Per esempio Vico è in ripresa rispetto alle ultime uscite, quindi vuol dire che magari sta meglio fisicamente. Bonaccini l'energia ce la mette, insomma. Ho visto un po' sottotono magari il primo tempo di Crockett, e si è svegliato solo un po' più tardi, infatti ci si aspettava da lui anche qualche rimbalzo in più, un po' più di energia sotto canestro anche da parte di Rotondo. E un po' di nervosismo di Blackshear? Lo posso aggiungere io, secondo te? Sai, secondo me lui è un giocatore che ha bisogno anche di essere messo a ritmo, non solo che si deve costruire lui i suoi tiri. E la difesa zona, certo, non è una difesa che ti permette di tenere un ritmo sempre alto. Certo. E magari alternare, come ci siamo detto in telecronaca, alternare penetrazioni, palla dentro, palla fuori, con un po' più di intensità, magari avrebbe aiutato il gioco in attacco. Esatto, ma poi ovviamente torneremo su questi aspetti tecnici, perché siete due tecnici, tu e Alberto Serra, quindi ci aiuterete proprio in questo. Io passo la parola a Francesca, perché andiamo a salutare i nostri partner, e lo facciamo andando dapprima da chi vi aiuta per avere sempre la massima sicurezza. Esatto, infatti Enrico, partiamo di MC Antifurti. MC protegge la vostra abitazione, i vostri beni e la vostra famiglia con moderni sistemi dotati di tecnologie all'avanguardia che vi permetteranno di controllare e tenere lontani i malintenzionati fin dall'esterno di casa vostra. Con i sistemi MC, infatti, in qualunque parte del mondo vi troviate potrete gestire il vostro impianto e ricevere l'avviso di qualsiasi evento ad esso relativo direttamente sul vostro smartphone attraverso una comodissima applicazione. Applicazione questa che vi permetterà di poter accendere e spegnere l'antifurto, gestire le luci in giardino e vedere le immagini delle telecamere di casa sia in diretta che registrate. Uscite quindi di casa tranquilli e dormite in tranquillità, perché a voi ci pensano le soluzioni studiate ad hoc dai tecnici specializzati di MC. Potrete chiedere a loro un preventivo gratuito fissando un appuntamento chiamando lo 0543 725395, oppure visitando il sito www.mcsistemi.it o la pagina Facebook. MC Impianti Antifurto e Videosorveglianza lo trovate in via Balzella 41G a Forlì. Perfetto, grazie Francesca, e dopo vedremo con la regia anche un altro finale abbastanza rocambolesco come quello che è maturato al Palaruggi di Imola, però prima andiamo anche virtualmente a cena, anche se solo virtualmente, ahimè, dai nostri amici di Don Abbondio. Esattamente, Osteria Don Abbondio, che trovate a Forlì in piazza Guido da Montefeltro 16, a lato dei Musei San Domenico. Pensate che Don Abbondio è la sola e vera osteria ancora presente in tutto il centro storico ed è l'erede dell'antica Osteria della Trippa, dove i mercanti di bestiame di Forlì si recavano ogni giorno all'alba prima di andare a lavoro per fare una bellissima ed energizzante colazione a base di trippa. Qui dal 2001 Simone Zoli ha trasformato l'osteria in un locale che rappresenta qualcosa di davvero unico in città. Infatti è accogliente e permeato da un'atmosfera calda ma informale, forte di una cucina capace di innovare pur mantenendo rispettosa della tradizione basata prima di tutto sui vini di prima scelta, ma anche sulla trippa che nel menù trovate sempre insieme ai presidi slow food, alle carni dell'Aia e ai migliori prodotti stagionali. E questo a noi piace sottolinearlo, perché questi prodotti stagionali Don Abbondio li coltiva direttamente nel proprio orto, situato in un terreno comunale gestito dalla cooperativa sociale L'Altro Giardino. Infatti qui vengono raccolti ogni giorno frutta e verdura fresca da servire direttamente a tavola, come potete poi vedere anche nelle immagini. E vi ricordiamo infine che Don Abbondio vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena, eccetto il lunedì e la domenica sera. Ottimo, grazie Francesca, e noi appunto continuiamo a parlare di quello che è successo domenica. Lo facciamo finendo il nostro giro di Romagnole in Serie A2, e come diciamo, Imola sconfitta in casa dopo aver vinto con Verona il turno scorso, ancora un impegno al Palaruggi contro Ferrara, una Ferrara lanciatissima dopo aver battuto anche la Virtus Bologna. Ebbene, altro finale incandescente, vittoria di Ferrara al Ruggi, con un finale che possiamo vedere anche commentare qui in diretta con voi, con queste immagini, anche con
L'Andrea Costa, trascinata da un ottimo Con, realizzatore di 30 punti in appena 24 minuti, si illude di poter fare solo la partita, o almeno di poterla portare anche a un prolungamento supplementare. Vediamo Terence Roderick, la stoppata di Mazzoli che va a oscurare la luce a Tirod, ancora però Ferrari in possesso di palla, Roderick tripla sbagliata, qui praticamente Imola ha la possibilità di chiudere il conto e di portare a casa il match. Sarebbe stata la seconda vittoria consecutiva che avrebbe scacciato un po' la crisi iniziale di campionato per la squadra di coach Giampiero Ticchi, dove appunto c'erano state molte problematiche soprattutto con il rendimento della coppia americana. Imola sembra qui potercela ovviamente fare, però cosa succede? Che su le rimesse finali, ecco, Roderick qui va vicinissimo all'infrazione di campo, sta per perdere il pallone, ci si dimentica praticamente in angolo Ibarra e Ibarra regala la vittoria praticamente alla formazione estense, una Ferrara che dunque continua a veleggiare altissima in classifica. E dopo questa sconfitta, dobbiamo anche dirlo, in casa Andrea Costa la situazione è abbastanza delicata. Proprio oggi pomeriggio c'era una riunione del direttivo societario assieme all'area tecnica. Abbiamo provato a contattare i dirigenti di Imola prima di andare in onda, ci è stato detto che domani è stata convocata una conferenza stampa in cui verranno illustrate tutte le decisioni prese, quindi non ce le potevano anticipare a noi in via preferenziale, anche se ci sarebbe piaciute come avere questa via preferenziale, perché verranno comunicate a tutti i giornali nella giornata di domani. C'è aria di un qualche cambio, molto probabilmente riguardo l'americano, probabilmente Norfleet potrebbe essere l'indiziato a lasciare l'Andrea Costa, che aveva messo gli occhi su Chris Roberts, procinto di lasciare Bologna sponda Fortitudo, trattativa complicata, vedremo, ne sapremo di più nei prossimi giorni, vi terremo informati. In Serie B invece, per fortuna, la Romagna ha il sorriso, Edoardo, ha il sorriso ed è un sorriso bello pieno, perché la tua squadra, i Tigers, la Global Sistemi, veniva da 3 sconfitte consecutive. Esatto. E impegno interno contro Barcellona, squadra che mi ha sorpreso molto come tipo di gioco, molto libero, sbarazzino, esatto, tiro da 3 punti, tutto spiano. Molto intensa anche, esatto, dal punto di vista difensivo ma anche offensivo, non me l'aspettavo io, anche le loro ali potessero fare così tanto canestro anche da fuori. Diciamo che è stata una partita che abbiamo vinto e perso almeno 10 volte, sì. E poi grazie a un tiro allo scadere di Francesco Forti, il nostro playmaker, siamo riusciti a portare a casa questa, diciamo, grande vittoria, tra virgolette. Triplissimo allo scadere di Forti, esatto, che era reduce da un 2 su 13 da 3 punti prima, esatto, della questa partita sembra che abbia fatto 2 su 2 da 3 punti. 2 su 2, esatto, esatto. Diciamo, secondo me questa è la partita che ci può dare la svolta alla nostra stagione, secondo me. Poi adesso comunque andiamo incontro a squadre, diciamo, più del nostro livello, perché le grandi squadre, diciamo, che le abbiamo già superate tutte, perdendo con Valmontone, poi abbiamo perso un Cassino la prima, e l'ultima giornata andiamo a giocare a Palestrina, che anche secondo me anche loro sono una delle grandi, esatto, ad arrivare, sì, fino in fondo. Però adesso sembra un po', non dico in discesa, perché i punti sono tutti da guadagnare, e ne parleremo anche più avanti, esatto, nel corso della nostra trasmissione. Però insomma, ecco, come hai detto giustamente, le big, a parte, esatto, Palestrina, le avete già affrontate. Ti chiedo però, siete ancora una squadra che in parte ricorda nei momenti di luce piena, ma anche di blackout, l'Unieuro, nel senso anche contro Barcellona, momenti scintillanti, esatto, e momenti in cui veramente andiamo un pochettino, prendete in panico, dei parziali, magari ansia. Secondo me veniamo un pochettino in ansia, magari non riusciamo a focalizzare la scelta più giusta da fare, quindi. Però secondo me adesso che è rientrato Cicognani e poi abbiamo preso un giocatore importante come di esperienza come Cristian Villani, secondo me questo soprattutto Cristian ci aiuterà a fare un passo notevole, diciamo. E lo chiedo proprio ad Anna Maria Fantini. Anna, ne parlavamo perché tu hai visto anche la partita, sì, dei Tigers, l'innesto di Cristian Villani è importantissimo per dare equilibrio, fiducia, capacità di costruire il gioco assieme a Rombaldone e playmaker, insomma, è importantissimo questa addizione. Sì, Cristian è un giocatore esperto della categoria, anche sopra, insomma, e ha dimostrato di saper giocare a pallacanestro facendo un solo allenamento, e come un solo allenamento era stato un collante incredibile, ha dato tantissima energia, fiducia anche ai compagni, sebbene non li conoscesse, esatto, tutti,
E devo dire che anche Cicognani ha fatto una buona partita. E poi Rombaldoni, secondo me, ha trascinato per gran parte quel momento, magari soprattutto la squadra l'ha portata da un momento un po' in difficoltà a riprendere la partita. Perché Edoardo, nel primo tempo all'intervallo noi ci guardavamo un po' negli occhi ed eravamo un po' perplessi per la prestazione offerta da voi. Cosa è cambiato nell'intervallo? È cambiato qualcosa all'interno dello spogliatoio a fine primo tempo. Cioè, eravamo arrabbiati un pochino con il mondo e senza trovare le scuse, le mille scusanti che alla fine bisognava solamente scendere in campo, avere più fame e dimostrare realmente il valore che abbiamo. E infatti è cambiata anche difensivamente la squadra, sì. Se non sbaglio, esatto. Prime tre azioni del secondo tempo, tre recuperi, esatto. Avete fatto il parziale, esatto. Che vi ha rimesso in fiducia e ha riaperto la gara, che poi avete vinto nel modo in cui avete vinto, con la tripla, esatto. Appunto di Forti. Prima di andare in pubblicità, proprio su Forti, ne aveva bisogno forse più di tanti altri lui, di un canestro, di una sì, di diciamo che lui è un ragazzo che comunque ci mette l'anima in tutto, è il primo a arrivare in palestra, l'ultimo a uscire, quindi sono molto contento per lui perché alla fine se lo merita e non è a caso che lui abbia fatto questo canestro. Perfetto, grazie Edoardo. Noi ci prendiamo la prima piccola sosta della nostra trasmissione, però come avete capito già da questo primo blocco di Panorama Basket gli argomenti sono tanti, tantissimi, e noi dunque vi consigliamo di restare incollati davanti al televisore. Pubblicità. Rieccoci, Panorama Basket, settima puntata, e noi la apriamo con quella che sta diventando già una piacevole abitudine per voi che state partecipando così numerosi al nostro concorso, il concorso che tutte le settimane mette in palio una bellissima foto scattata da Nicolò Ulivi alle partite dei Tigers e dell'Unieuro. In questo caso facciamo riferimento sempre ai nostri ospiti versante giocatori, no? Quindi ad Edoardo Giovara. Noi abbiamo una bella foto di gioco di Giovara che metteremo in palio al primo che risponderà esattamente, mi raccomando, vero Francesco, diciamo sempre firmandosi, nome e cognome, certo. Ecco, al nostro quiz musicale faremo autografare la foto di Edoardo, vediamo quali frammenti di un notissimo video abbiamo scelto per voi. Questa volta è veramente facile, perché mi avete accusato di mettervi un po' in difficoltà. Questa volta sono sicuro che vincerà il primo che nei prossimi 30 secondi risponde e manda il messaggino. Il più veloce al messaggio, secondo me, ha già vinto, perché in queste foto, come vedete, si vede già il titolo della canzone. Beh, quindi più facile di così, ma noi non ci basta il titolo della canzone, vogliamo sapere chi canta oltre al titolo. Mi raccomando, è molto facile, vi posso solo dire che al sottoscritto scegliere nel video queste immagini guardandoselo almeno 10 volte ha fatto certo abbastanza piacere. Detto questo, andiamo, Francesca, con un altro appuntamento importante. Voi scrivete, messaggiate, date la risposta giusta il più in fretta possibile, però vediamo, non po' di tempo che non lo facciamo questo, come i giornali hanno un po' identificato il momento delle nostre formazioni, e lo facciamo vedendo ovviamente con la tua sagace lettura. Yes, partiamo subito dal resto del Carlino. Ora sì, così fa male, i liberi tengono a galla Ravenna, poi Marx sbaglia il tiro decisivo. E ancora sprecata una occasione. Queste le parole di coach Antimo Martino. Ti chiedo, Marcello, non avete parlato perché avete due giorni, diciamo così, di libertà, no? Quindi non avete iniziato gli allenamenti, no, perché giocherete martedì prossimo nella vostra partita in casa e non domenica. Però a ripensarci a mente fredda, ovviamente, su cosa, e soprattutto nell'immediatezza, volevo dire, della partita, il coach cosa vi ha detto? Ma innanzitutto ho detto comunque di restare con la mente lucida, di non affossarsi, perché è giusto che sia così. Sono due punti che comunque fa male perdere, perché siamo andati là credendoci da una settimana in cui ci lavoravamo sodo, e sinceramente Antimo non parla mai dopo le partite, okay, sì. Parla sempre all'inizio della settimana, quindi rimugina, no, scherzo, dai. No. Soppesa le parole. Francesca, ancora. Proseguiamo con la voce. Ibarra gela il Palaruggi sulla sirena. Esatto, come abbiamo visto dalle immagini, questa è la voce di Romagna, poi dopo ancora. Esatto, proseguiamo con il Corriere. Andrea Costa, la società incontra lo staff tecnico.
con sotto, se non sbaglio, si pensa già a qualche provvedimento, vero? Esatto, ingrandiamo un attimo così facciamo vedere meglio. Norfleet verso il taglio, decideremo come muoverci tenendo conto dell'aspetto economico. Ovviamente il budget per tutte le società, Imola, non da quest'anno, è sempre la prima stella polare. E poi ancora il resto del Carlino, Unieuro, che problema i rimbalzi. Sono stati la chiave del KO con Roseto, in 6 partite Forlì non ne ha mai conquistati più dei rivali. Ecco qui, oh, grazie Francesca. E a proposito, su questo tema vorrei chiedere un parere a Alberto, con l'ausilio anche di una slide, la slide numero 4 che abbiamo preparato, in cui abbiamo messo da un lato, dal punto di vista statistico, ciò che dopo le prime 6 giornate promuove Forlì, ovvero sia dal punto di vista difensivo siete la squadra con Ferrara che concede la più bassa percentuale da 2 agli avversari. Guadagnate parecchi, anzi siete quelli che dal secondo posto che concedono meno tiri liberi e voi a vostra volta subite molti falli, quindi insomma andate parecchi in lunetta, cosa che dimostra che comunque il potenziale del vostro attacco c'è. Però per quale motivo questo potenziale produce appena 70,8 punti a partita e siete 15esimi? Soprattutto il tiro da 3 punti continua a non entrare e poi c'è il discorso dei rimbalzi offensivi concessi, 12,5 a partita, siete la squadra che ne concede di più. Secondo te, tra questi aspetti, da un punto di vista tecnico, su cosa c'è più da lavorare e come lavorarci sopra? Dunque, con i tiri da 3 punti, secondo me è il filo del discorso di prima. Abbiamo avuto i nostri principali tiratori che sono tutti infortunati, sono stati Pjeric, che è ancora infortunato, e Seba. Quindi sicuramente il fatto che una costante non abbiamo grande percentuale di 3 punti deriva anche da questo. Poi i rimbalzi concessi, anche questo qui diciamo fa parte del DNA della squadra, perché abbiamo fatto una squadra con 2 lunghi italiani, sapevamo che poteva essere un problema, infatti abbiamo avuto un americano molto atletico come Crockett, e ci può stare che subiamo, ad esempio, contro 5 americani come Sherrod, ci sta che subiamo a rimbalzo. Naturalmente dobbiamo poi dall'altra parte rifarci con altre cose, tipo palle recuperate, intensità difensiva e via dicendo. Secondo te, proprio da quello però, che dite, cioè, con Gigi fosse... Garelli e Paxson Tumedè, insomma, l'aspetto su cui è necessario, secondo voi, lavorare maggiormente in questo momento qual è? Secondo me l'aspetto necessario è l'intensità, dobbiamo riuscire ad allenarci con intensità. E se sei in 7 fai fatica, se sei in 10 ti alleni con intensità. E noi abbiamo bisogno di star bene, di allenarci con intensità, di fare allenamenti duri di 2 ore e poi dopo la domenica questo si rifletterà sul campo. E purtroppo, ripeto, veniamo da un periodo in cui non stiamo bene, è un periodo lungo perché... abbiamo contato 5 allenamenti in 10, quindi 5 allenamenti su già dal 18 agosto sono veramente pochi. Non voglio piangere, non mi piace piangere, però il dato di fatto è questo. Io mi aspettavo sinceramente partite molto più brutte con Treviso e Udine, cioè sono stato stupito positivamente dalla reazione dei ragazzi. Questo lo dico chiaramente. Certo. La partita, diciamo, con Roseto, che è una squadra molto in forma, che gioca veramente bene, dove tanti sono giocatori che giocavano insieme già l'anno scorso, con un americano super, ci sta, non per 19-0, ma ci sta... Alberto, anticipo io una domanda che presumo possa essere lì, in quel lungo elenco che Francesca ha già sott'occhio, che tra un po' andrà a spulciare, ponendo a te e a tutti gli altri ospiti, le riflessioni dei nostri telespettatori. Proprio per quello che hai appena detto, 6 giornate... 6 punti, aspetti positivi, aspetti meno positivi, sì, su cui c'è da lavorare. A me è sembrato a fine partita di vedere nell'ambiente, quindi parlo in generale dell'ambiente, sì, un euro, un eccesso di nervosismo. Secondo me è poco giustificato al momento. Ma, di tensione. Di cosa, ti riferisci? Così posso... Ma in generale un Gigi Garelli molto buio, troppo buio. Qualche forse, dirigente, qualche giocatore. Secondo me viene molto spesso anche frainteso. Cioè, Gigi ormai si conosce com'è, è uno che non le manda a dire, come tutti non ci sta a perdere, e sicuramente, diciamo, una sana, per usare un eufemismo, una sana incazzatura di fine partita c'era. Cioè, ma chi è che non l'ha avuta? Io penso che i giocatori possono nello spogliatoio chiusi, anche loro belli arrabbiati, noi dello staff comunque, perché noi
durante la settimana si lavora, anche ieri abbiamo fatto riunione, ci facciamo un bel mazzo e superare questo periodo nel quale non riusciamo mai, cioè abbiamo sempre un problema. Simone l'avevamo recuperato, la prima partita in cui ha giocato si è stirato. Seba ha avuto questi problemi ai tendini, problemi importanti. Wayne, Blackshear, ho letto del nervosismo, ma Wayne non si è allenato per 2 giorni perché ha un problema a tendine e al ginocchio dovuto a una botta presa 1 mese fa che si sta portando dietro. Cioè, sono tutte cavolate, per carità, però sommate una con l'altra poi non ti permettono di lavorare in un certo modo. E alla fine questi problemi vengono a galla, c'è poco da fare. E allora, se la regia mi rimette in onda la slide numero 4, Anna, chiedo a te, possiamo leggere in questo modo, con quello che ha detto Alberto, il fatto che l'attacco forlivese abbiamo messo di fianco Trieste, che è la prossima avversaria, che non è che Trieste viaggi meglio a livello di cifre rispetto a Forlì. Insomma, secondo me l'attacco ha più potenziale di questi 70,8 punti di media partita. Ne conviene anche tu? Sì, anche perché possiamo attaccare con più aggressività. Ci sono dei momenti in cui magari ci allentiamo il gioco o dei momenti invece in cui affrettiamo il gioco. Credo che in questo periodo la mancanza di Pjeric sia stata più forte di quello che ci si aspettava o di quello che sembra magari da fuori, perché Simone Pjeric è un giocatore incredibile, esperto, ma non è solo un tiratore, è un giocatore che sa fare a passare la palla, sa fare essere il collante in certe situazioni di gioco. E quindi magari anche mettere in condizione i giocatori a tirare con più libertà. Ti chiedo, Alberto, se ci sono delle novità in merito al problema, al polpaccio di Pjeric? No, delle novità esami fresche no, so che dovrebbe fare un controllo lunedì, martedì prossimo, le cose sembrano andare un po' meglio, però diciamo ancora il rientro è abbastanza lontano. Ecco, sbilanciarci sui tempi momento non è... No, benissimo. Siccome abbiamo fatto vedere alcune cose, anche positive, non solo negative, della pallacanestro 2015 Forlì, Marcello, slide numero 5, ci siamo chiesti anche come triste, com'è stata triste Trieste per voi, perché spulciando sempre, come a me piace fare sempre, sono un po' matematico, direbbe Alberto che ne insegna matematica, però io non la insegno ed ero anche scarsissimo, però la deformazione professionale di mio padre fa sì che io vada sempre a cercare i numeri, numeri. Ravenna con Trieste ha fatto segnare 3 record negativi della sua stagione. Il primo, che l'abbiamo parlato prima, sulle palle perse, in precedenza il dato peggiore era 16 a Udine, sono state ben 22. I tiri da 2 punti avete tirato col 46%, la volta che avete dato peggio era stata 47% con Forlì, soprattutto gli assist appena 9 contro gli 11 della volta peggiore con la Virtus Bologna. Ti chiedo anche se quanto demerito c'è vostro e quanto merito c'è di Trieste, che insomma se vi ha costretto a questo tipo di percentuali sicuramente qualcosa di buono ha fatto, ed è una squadra che l'anno scorso in A2 era stata una delle protagoniste più positive, non aveva iniziato bene col piede giusto quest'anno, ma a quanto pare, insomma, visto che poi ci giocherà Forlì domenica prossima, quindi dopo puoi dare qualche indicazione ad Alberto Serra. Sicuramente queste cifre sono dovute al fatto, come dicevo prima, che da un certo punto in avanti e a tratti abbiamo, diciamo, smesso un po' di passarci la palla cercando troppo l'uno contro uno, appunto, come dicevo prima. Sia gli assist, sia la percentuale da due. In quanto comunque avevamo visto dal video prepartita che era una squadra che chiudeva molto l'area, quindi dovevamo cercare di penetrare scarica, cose così che non abbiamo trovato a tratti. Marcello, dal punto di vista fisico, perché insomma qui Trieste aveva 2 giocatori come Green e come Parks che fisicamente sono belli debordanti, no? Dal punto di vista più che fisico, atletico direi. Esatto. Per un giocatore come te che passa da Oleggio, dalla Serie B alla Serie A2, com'è stato l'impatto anche con questo tipo di livello? È stata abbastanza tosta, perché in Serie B non hai tutta sta gente che ti salta in testa, come si dice. E quindi sì, è stata tosta, però lavorando con la testa ci si riesce a starci dentro abbastanza, diciamo. E a Marcello Crusca cosa chiede Antimo Martino tutti i giorni della settimana? Difesa, lavoro, e se c'è un tiro da prendersi di non aver paura a prenderselo, anche se questo problema non c'è, diciamo. Cioè, te lo prenderesti comunque anche se non c'è il tiro, no, scherzi? No. Ovvio, no, dai, sto scherzando. L'ambiente Ravenna come lo stai vivendo? Ma sinceramente meglio di come mi aspettassi, perché città tranquillissima,
sia dentro che fuori dal campo mi trovo bene. E secondo me trovarsi bene fuori dal campo ti aiuta a trovarti bene anche dentro, quindi per adesso va, da quel punto di vista va tutto bene. Anna Ravenna la conosce, no? Se non dice che non si trova bene lei, vero? No, assolutamente. Appunto, no, comunque mi sembra che insomma il gruppo quest'anno sia una delle forze vere di questa squadra, proprio tra di voi, quella che sì, anche rispetto agli anni scorsi come riferimento, secondo me è uno dei migliori gruppi in cui sono stato, anche se non è che ho girato moltissimo fino adesso, però... Prima di Oleggio, giovanili a Borgo Manero. Borgo Manero. Sì, dove ho fatto anche la C2, diciamo, le minors. E diciamo che è stata una gran bella parentesi. Sì. Che dovessi consigliare a qualcuno di farla, perché è stato davvero bello. Eh sì. Poi il territorio piemontese lo conosce benissimo anche il nostro Edoardo, sì. No? Poi, anch'io ho vinto una C2 insieme a Medeo della Valle, sì. Cioè nella panza ai giovanili. Infatti, è vero. A proposito, era il tuo capitano Simone Pieric a Casale Monferrato? A Casale Monferrato, no? Era il mio capitano l'anno che avevamo perso in semifinale gara 4 contro Pistoia, che poi è salita in finale con Brescia, sì. Se non mi sbaglio, esatto. Pieric, Malaventura. Sì. Ah, sì, era l'anno, esatto, che c'era Casper Ware, sì. Che poi l'anno dopo non mi ricordo più dove andò, però lo voleva Virtus Bologna, però l'ho rifiutato, adesso non mi ricordo. Ed è vero che tu, nelle giovanili di Casale Monferrato, parti fondamentalmente play guardia? L'ultimo anno sì, perché era l'ultimo anno di Crespi come capo allenatore e voleva che io nelle giovanili giocassi da playmaker. E quindi Panza mi aveva dato questa possibilità di giocare playmaker, sì. Prima di parlare ovviamente di tutti i vostri messaggi e di ridare la parola a Francesca e anche la pubblicità, abbiamo citato Simone Pieric, noi l'abbiamo intervistato alla fine della partita tra Forlì e Roseto e dunque andiamo a sentirlo. Arriva, tra qualche istante è pronto. Una sfortunatissima via di stagione per Simone Pieric, costretto a guardare dalla panchina questa partita che Forlì perde con Roseto, prima sconfitta casalinga della stagione per i biancorossi a causa di quel parziale shock all'inizio della ripresa di 19-0 per Roseto. Shock inaspettato per noi perché avevamo un finale di primo tempo invece che lasciava presupporre tutt'altro. Sì, è stato quello, secondo me la chiave della partita è stata proprio lì, all'inizio del terzo quarto. Andavamo negli spogliatoi con un'inerzia da parte nostra che stavamo facendo bene, sappiamo che Roseto in attacco ha un giocatore che avevamo riusciti anche a limitare molto. Poi non so, non siamo entrati con la testa appunto nel terzo quarto e è stata decisa lì la partita. Poi come è già successo nelle altre partite, poi non sempre riesce a recuperare, quindi bisogna mettersi in testa che la partita dura 40 minuti, giocare sempre intensi e combattere per portare a casa sempre i due punti. Chi sta combattendo e deve combattere ancora nelle prossime settimane sei proprio tu. Infortuni al polpaccio, sappiamo che ancora gli esami non hanno fatto piena luce sull'entità del problema, ti chiedo un aggiornamento sulla tua situazione. Ma sì, dai, c'è una lesione al polpaccio, al muscolo, quindi... Sappiamo che all'inizio c'è da fare la solita terapia, cioè la routine è quella lì. Sto combattendo sì, perché dai, l'inizio di stagione speravo in un'altra maniera, però sono cose che succedono, devo stare lì con la testa, lavorare e non vedo l'ora di entrare in questo campo per combattere insieme ai miei compagni. Non hai però ancora un'idea ovviamente dei tempi che saranno necessari prima di rivederti? Un'idea perfetta no, adesso anche... regolarmi un po' col dolore che ho al polpaccio, quello lì potrebbe aiutare. Adesso ogni giorno va sempre un pochino meglio, però sento ancora qualcosa, quindi valuteremo la prossima settimana, penso. Questo
Queste le parole di Simone Pieric in un anno per lui importante, perché segnava il ritorno tanto atteso a Forlì, città appunto che ha scelto anche per essere la sua città adottiva, quella con cui vive con la famiglia. Ovviamente noi gli facciamo gli auguri, in bocca al lupo per essere più precisi, affinché possa tornare il prima possibile. Però adesso andiamo a salutare i nostri partner, lo facciamo andando a farci un bel viaggio dove ci portano le auto di Romagna Auto. Esattamente, Romagna Auto che da poco ha festeggiato i suoi 40 anni di attività e che trovate a Forlì in via Ravegnana 403 e a Cesena in via Focazzaro 119. Romagna Auto, da questa stagione anche auto ufficiale dell'Unieuro, rappresenta per la provincia di Forlì-Cesena i brand Volvo, Land Rover e Jaguar. I suoi 2000 metri di showroom sono a vostra disposizione per vedere e provare tutti i modelli e tutte le novità che i suoi marchi propongono. Inoltre, nel suo modernissimo service center trovate tutti i servizi di cui la vostra auto ha bisogno: officina, magazzino ricambi, carrozzeria, verniciatura e centro revisioni. Tra le proposte di Romagna Auto, oggi vi ricordiamo la Volvo S90, l'auto progettata attorno al conducente che rappresenta l'approccio svedese nel ridefinire una berlina di lusso. I vantaggi offerti dalle grandi proporzioni che la piattaforma SPA offre consentono un abbondante spazio per i passeggeri e al tempo stesso un bagagliaio molto capiente. La nuova Volvo S90 l'eleganza abbina a una sicurezza a livelli superiori grazie a una serie di anteprime mondiali come il City Safety, che rivela pedoni, ciclisti e animali di grossa taglia anche nel buio, il Run Off Road Mitigation e l'innovativo sistema Pilot Assist di serie. Volvo conferma così l'ambita leadership nel cammino verso la guida autonoma. Io dopo questa presentazione ho già comprato una Volvo. Francesca, però andiamola a vedere la Volvo S90. Il mio cuore non esita. Percorro libero la mia strada. E libero è il mondo che mi attende. Una strada che mi porta dove voglio, da est a ovest, da nord a sud. Ogni cosa mi appare meravigliosa. Eccoci di nuovo in vostra compagnia e mentre andava questo spot della Volvo, io guardavo i messaggi che avete mandato, sono tantissimi, però vi dobbiamo anche dire un qualcosa, perché noi ve lo diciamo tutte le puntate all'inizio, voi non lo fate mai, vero Francesca? Eh no, non ci ascoltate mai, perché il vincitore questa volta c'è e fin da subito, però non si è firmato, quindi mi raccomando vincitore, firmati. Ecco, poi diciamo qual era la canzone, qualcuno l'ha già indovinata, io lo sapevo che dovevate essere velocissimi a pigiare sui tasti del vostro smartphone, però non vi siete firmati. Firmatevi. Francesca, ci sono tante domande, tante riflessioni, andiamo un po' a vedere. Eh sì, tante riflessioni soprattutto per la partita di Forlì. Sono avvilito, ce ne sarebbe per tutti, giocatori ed allenatore. Non è possibile avere un buio come nel terzo quarto. Nulla funzionava, intensità, reattività, precisione, schemi in attacco. È mai possibile non trovare uno schema per affrontare la zona? La vedo brutta se non si trova un rimedio. E come rimedio ci scrive tra parentesi ecco. Mercato? Mercato. Non si possono regalare due giocatori in tutte le partite. Allora, Warriors. Prego, scusa Francesco, ho interrotto io. No, no, finito. Ah, ok. al di là del fatto che insomma il tunnel buio che vede il nostro telespettatore forse lo è fin troppo, come ci siamo detti poc'anzi, questione mercato lo chiedo prima ad Anna Maria. Tu faresti qualcosa? Questa è una domanda difficile. Lo so. Io avrei un attimino ancora di pazienza. Perché penso, come ha detto Pomo fino adesso, che la squadra non si è mai allenata al completo o pochissimo e quindi manca per forza un po' di amalgama. E gli infortuni sono ancora tutti da guarire del tutto, quindi ancora un attimo di pazienza. D'altronde il campionato è iniziato da poco, non siamo a zero vittorie, quindi ancora dai, pazienza, volontà, tifo e un po' di positività. Dal punto di vista giornalistico aggiungo io che nella giornata di ieri ho parlato con i dirigenti forlivesi, questa settimana di sicuro la parola mercato non è all'ordine del giorno, ci sarà comunque una riunione della società sportiva e della fondazione la prossima settimana, lì si farà il punto su tante cose ed eventualmente anche sul mercato, ma chi si aspetta forse innesti nella rosa forlivese questa settimana non ci saranno a meno di sorprese clamorose. Francesca, ancora.
Sì, infatti a proposito di questo c'è Grammo che scrive: io ragazzi non capisco, va bene che abbiamo perso e domenica anche male, ma Roseto oggi rispetto a noi è di altro livello. Per il resto abbiamo vinto le altre in casa, abbiamo 6 punti. Come si fa ad essere così pessimisti già ora? Roseto è prima, Ravenna Piacenza seconde, non abbiamo perso contro Canicattì, con tutto il rispetto. Sono d'accordo con Grammo. D'accordo con Grammo, anche se secondo me Roseto non è di un altro livello. No, dal punto di vista fisico-atletico, cioè, bisogna essere in grandissime condizioni. Bisogna essere obiettivi. Cioè, noi primo anno facciamo la Serie A. Questo sì. Una squadra, una società che ha 2 anni. Cioè, bisogna avere un po' di pazienza. Cioè, partiamo per salvarci, vediamo cosa succede. Io non è che se voglio smorzare entusiasmi, dicendo, però cioè, cerchiamo di essere obiettivi, non passiamo da questi up and down incredibili, entusiasmo a 1000 e poi adesso tutti nella fossa. No, no, quello no di sicuro, però chiedo a Eusilio e anche a Marcello, tra voi, Treviso, che non è una sorpresa, questo Roseto da 5-1 forse lo è la vera sorpresa di questo campionato. Sì, però diciamo che è ancora un po' presto per vedere chi arriverà ai playoff, chi arriverà in cima e chi non ci arriverà o chi retrocederà. Due squadre, voi Roseto, che avete, siete accomunate ad avere il pivot undersize, praticamente, tra Smith e Brandon Sherrod, sì, più o meno. Undersize magari fisicamente, ma non a livello atletico. Perché no, per niente, è vero, assolutamente. Smith è debordante da questo punto di vista. Francesca? Play e pivot all'apertura del mercato non si possono comprare. Tiam non si può utilizzare qualche minuto? Maurizio da Forlì. Tiam, lo alleni molto, tu personalmente anche? No, ci stiamo dietro, io e Ale, poi adesso si allena anche con Lugo, quindi anche Gian Gigalletti che lo sta allenando. Iba è un 98, cioè, bisogna avere pazienza, bisogna fare le cose con gradualità. Devo dire, ne parlavo proprio con Gigi e Ale settimana scorsa, che sta facendo grandissimi miglioramenti. In allenamento sta facendo veramente bene. Poi naturalmente ha delle pause mentali, soprattutto, che sono caratteristiche di un ragazzo giovane, però sta migliorando molto. Piano piano ci darà una mano anche lui, anche perché a livello fisico è veramente importante. Abbiamo spazio per un paio di messaggi veloci e risposte altrettanto veloci. Francesca. Allora, volevo chiedere a Pomo Serra se con l'infortunio di Pieric non fosse stato il caso di integrare Cararetto, forse sostituto più naturale. Questa tematica sì, una domandina così. No, cioè, il discorso mercato, secondo me, cioè, per fare mercato bisogna capire se sono sbagliate alcune scelte. Noi purtroppo ancora non l'abbiamo capito perché non abbiamo ancora avuto la squadra, ripeto, solita cosa, ormai la squadra completo. Nel momento in cui, adesso Simone sembra meno grave del previsto, quindi tornerà a breve, nel momento in cui avremo tutta la squadra al completo e ci accorgeremo, forse, speriamo di no, di aver sbagliato delle scelte, allora se la società vorrà andremo anche sul mercato, però prima di andare, cioè, sì. Pazienza, chiaro. Dire. Ricordiamo che da qui al 23 gennaio un solo movimento in entrata, e se poi succede qualcosa non puoi più intervenire. Dal 24 gennaio 3 movimenti in entrata / 3 movimenti in uscita sono possibili. Sì, se ne hai fatto uno o due dopo. Se ne hai fatto uno puoi farne due. Se ne hai fatto uno ne puoi fare due, certo. Sì, raggruppo 2 messaggini. Sì. Perché Infante in panca tutto il secondo tempo con Rotondo in grossa difficoltà? E ancora, perché non viene data più fiducia ad Infante? Veloce? No, questa devo dire è una buona domanda, nel senso che sono, diciamo, i pensieri che hanno l'allenatore a fine partita, perché col dopo poi siamo tutti bravissimi a allenare le squadre. Lì abbiamo pensato di, come ha detto poi anche Gigi in conferenza stampa, di andare con i 5 piccoli, perché avevamo bisogno di intensità, avevamo bisogno di cambiare tutti i pick and roll perché Smith ci sta facendo un bel mazzo, e quindi abbiamo fatto questa scelta. È andata male, amen, però cioè, le scelte che facciamo non sono campate in aria, cioè abbiamo le nostre motivazioni, ecco. Perfetto, dopo questa risposta noi andiamo in pubblicità, ma poi ci aspetta una terza parte di Panorama Basket, assolutamente scoppiettante, restate con noi. Rieccoci, terza parte di Panorama Basket che noi inauguriamo aggiornandovi e ragguagliandovi sul concorso che vi chiama in causa voi direttamente
tutte le domeniche, lunedì e martedì fino alle 15 sulla pagina Facebook di Panorama Basket, ovvero votare il nostro MV Panorama dopo che Jay Crockett ha vinto il premio per il mese di ottobre. Noi siamo in graduatoria per il mese di novembre. Ovviamente le sconfitte, c'era da immaginarselo, hanno fatto sì che non abbiate votato in tanti, onestamente, però vi posso capire, ma dovete votare il migliore in campo della vostra squadra anche in caso di sconfitta, come è successo in questo caso, che Bonaccini è salito in testa assieme a Rotondo perché è stata molto apprezzata la sua prestazione contro Roseto. Smith invece ha agguantato Marx al provvisorio terzo posto, ovviamente avendo giocato molto bene. Questo è il concorso, questa targa che noi abbiamo consegnato a Jay Crockett, si sono fornite tutti i mesi e tutte le settimane da uno dei grandi amici della pallacanestro forlivese, vero Francesca? Esattamente, e Enrico, parliamo a questo punto. Esatto, parliamo di Marco e Vito. Marco e Vito, la macelleria gastronomia che trovate in via Carossa 58 a Forlì e che tutti i giorni vi propone la grande qualità delle proprie carni e delle eccellenze del territorio come vini, formaggi e pane fresco, il tutto ovviamente selezionato sempre con cura e passione. Perfetto, ovviamente vi invitiamo sempre a votare in caso di vittoria, in caso di sconfitta, perché scegliete voi il vostro MV Panorama, come voi ci fate le domande, e ne abbiamo anche alcune curiose per il nostro ospite Edoardo Giovara, anche un po' particolare di domande, no Francesca? Eh sì, che più che domande sono delle rivelazioni. Oh, Giovara, sono una tua ammiratrice, spero di conoscerti presto. Addirittura. Il numero lo vuoi? Sotto l'autocompenso noi possiamo pensare di fornirtelo, ma l'auto è il compenso. No. E ancora tanti altri apprezzamenti, grande Giova, grande terzo quarto dei Tigers, Forlì per una volta batte Barcellona, e ancora grande Giovara e forza Tigers, adesso andate a prendere i due punti a Maddaloni, e ancora grande Giova, cuore da Tigers, go Tigers, go. Un Giovara che l'anno scorso con la squadra in cui militava assieme a Paolin ha fatto venire i sudori freddi a Forlì, sponda Unieuro, se lo ricorda bene il nostro Alberto Serra, a cui chiedo un attimo su Edoardo Giovara, no, proprio prima di fare parlare Edoardo, un ragazzo che comunque in Serie A è esordito già qualche anno fa, nel 2010-2011, e ovviamente Casale Monferrato lo ricordiamo, c'è stata anche una stagione in cui ha giocato quasi 10 minuti di media, la vero seconda Edoardo? Stagione, sì, quando allenava Griccioli. Esatto. Dove, quali sono le qualità di questo ragazzo, dove può arrivare, perché secondo me merita anche di poter stare in Serie A 2? Chiedi dal con punto me di vista tecnico, chiedi con te. Beh, sicuramente per, l'hai scautizzato per quello, no, cioè per quello che l'ho conosciuto io l'anno scorso e ho visto anche la partita che adesso sta andando in visione, sicuramente è un grandissimo atleta, verticale, mancino, che quindi già questa qui è una cosa molto importante. Deve migliorare secondo me nel tiro da fuori, che deve essere, che non è che non ce l'abbia, perché ad esempio a noi, mi ricordo, si è fatto perdere una partita, quella di ritorno, ci ha messo due bombe, secondo me ci deve credere un po' di più, essere più sicuro, e poi diventa un giocatore veramente, veramente importante, che ci può stare alla grande in Serie A. L'anno scorso Giovara contro Crusca, com'è andata? Ma la prima le abbiamo prese 20, la seconda 15, quindi diciamo è andata male allora. Non benissimo, esatto. Va bene. Edoardo, sentiamo anche cosa ha detto Giampaolo Di Lorenzo a fine partita. Era un Di Lorenzo, ovviamente. Aspettiamo un attimo. Ok, allora prima dico a te, chiedo a te ovviamente, la domanda che ho fatto ad Alberto Serra te la giro. Cosa manca ad Edoardo Giovara per ritornare da protagonista in Serie 2? Ma secondo me la questione sul fondamentale tiro a tre punti è, da parer mio, è solo una questione mentale. Sì, infatti. Perché quando sento pressione, o magari è una pressione che mi viene da me stesso, non si sa il perché, è una cosa che devo lavorare molto mentalmente, secondo me. Questo mi può fare il salto di qualità. Poi comunque devo migliorare altri molti aspetti del gioco, che magari più visione di gioco, palleggio, arresto e tiro, magari mi fossilizzo a volte a cercare magari di finire sempre sotto, cioè facendo un terzo tempo, o il floater, che è il mio tiro, che, con il quale tiro, cioè una percentuale diciamo un pochettino più alta degli altri tiri, e alla fine quanto riguarda il tiro a tre punti è solo una questione di testa e di tranquillità interiore, secondo me. Se è pronta la regia, sentiamo appunto Giampaolo Di Lorenzo, che come dicevamo ovviamente ha visto per un attimo lo spettro di una nuova sconfitta negli ultimi secondi, a 10 secondi dalla fine, maturare, poi
Forti, con quella tripla, ha cambiato la storia della partita e forse potrebbe essere, come diceva Edoardo Giovara, anche la svolta del campionato. Sentiamolo, Giampaolo Di Lorenzo. Sono veramente anni che non vinco una partita, non l'ho mai vinta, ho vinto una finale di B2 con Tirano Scadere. Sono anni che non vinco una partita vinta allo Scadere così con Tirano a 3, in una situazione in cui sei 2 sotto e c'è il tiro libero per loro e stavo già pensando al time out e che azione fare per perdere un tiro da 3 punti con loro che avevano solo 3 falli nel bonus, quindi doveva essere una rimessa un po' così finta per poi fare la rimessa. Già stavo pensando tutte queste cose, nel frattempo Francesco Moveforti ha messo la bomba e quindi una gioia, devo dire, immensa, perché questa partita l'abbiamo vinta e persa 10 volte. Noi abbiamo già iniziato la partita regalando 5 punti in campo aperto su 2 palle perse nostre. 5 punti in campo aperto, giocatori che magari mediamente non sono dei grandissimi realizzatori, fanno dei canestri facili, tu ti demoralizzi, loro entrano in partita. Abbiamo sbagliato forse 6-7 tiri da sotto nei primi 2 quarti. Questo ci ha fatto andare anche un po', come dire, nel cervello, nel senso che anche in difesa poi abbiamo smesso di difendere, perché si stava ancora pensando al tiro sbagliato da sotto, al fischio dell'arbitro, non eravamo concentrati su quello che doveva accadere dopo. Ci siamo arrabbiati con noi stessi, con gli arbitri, con la partita, però questa rabbia è diventata poi qualcosa che si è trasformato in energia. Siamo stati bravi, soprattutto da parte di tutti, a Francesco, ma a tutti che hanno cominciato a mettere pressione, a rubare pallone, a portare tanta voglia. Cristian Villani, come tutti gli altri, ci hanno dato una grossissima mano oggi ed è veramente una bella vittoria. Ecco le parole di Giampaolo Di Lorenzo, che ha toccato anche il tema arbitri, non voglio entrare sulla partita, un po' di fischiate strane. Dopo 6 giornate di campionato tra Serie A2, Serie B e Serie C, perché io le vedo tutte, come sa Anna e come sa anche Alberto, non ho mai visto tanti arbitraggi un po' particolari come quest'anno, non so se sia un segnale forse di difficoltà, insomma, anche con le regole, interpretazioni diverse a venirsi incontro tra allenatore, giocatore e classe arbitrale, però non sono stati dei bellissimi arbitraggi in senso lato. Bellissime invece le parole che tu mi dicevi, Anna, Giampaolo Di Lorenzo, già in tempo non sospetto. Spendeva, sì, per Edoardo Giovara. L'anno scorso, quando, cioè qualche mese fa, mentre guardavamo insieme la partita finale, insomma, Valsesia Forlì, ed esprimeva già bellissime parole nei confronti di Giovara e l'ha voluto a tutti i costi, a questo punto mi viene da dire, e ce l'ha con lui in squadra. Infatti. Belle parole, tante belle parole. Edoardo, assolutamente. Noi adesso, ovviamente, a te il compito di ripagare la fiducia di Lorenzo, forse con qualche attimo di blackout mentale tuo in meno, perché nella partita con Barcellona hai avuto un momentino il sangue non è arrivato. Improvvisa ce l'hai avuta, no? Esatto, devo imparare un attimino a controllarmi, magari non andando fuori di testa completamente. Ma l'esclero ce l'ha Marcello Crusca? Mi sembri talmente posato, quasi da ingegnere informatico in questo momento. Ogni tanto sì, raramente, ma ogni tanto sì, anche se non sembra... Esatto. Dietro questo pizzetto mefistofelico, sì, nasconde appunto un piccolo diavoletto. No, scherzo, Marcello, permettimi, sono abbastanza guascone in queste cose. Mi piace scherzare e ridere. Ci sono dei complimenti per Marcello, no? Sì, grande Marcello, sei tu il vero numero uno, scrivono. Grazie. Perfetto. Detto fatto, come noi andiamo a parlare, a introdurre le tematiche della prossima giornata di campionato. E a proposito, Francesca, chiamo in causa di nuovo te, perché leggiamo quale sarà il prossimo turno nel campionato di Serie A2. Partiamo subito. Mantova-Verona, Trieste-Forlì, Ravenna-Piacenza, Jesi-Fortitudo-Bologna, Treviso-Ferrara, Udine-Virtus Bologna, Chieti-Imola, Recanati, Roseto. Perfetto, queste le partite. Ho sbagliato io, insomma, non è potuto andare in onda la grafica, ma iniziamo a parlarne con Marcello. Allora, prima di tutto, partita che, lo ribadiamo, si gioca martedì al Pala De André. Quindi, mentre voi seguirete Panorama Basket, voi tifosi di Ravenna cosa fate?
A ogni minuto di sospensione prendete il vostro tablet, il vostro telefonino, scaricate l'app. Certamente, come dico sempre. E vi ricollegate con Panorama Basket, poi commentate quello che diciamo noi, ovviamente guardando l'ora sì di Coach Martino e di Marcello Crusca. E chi non è al palazzetto ovviamente resta sintonizzato con noi, e che da noi abbiamo già intenzione di darvi aggiornamenti costanti in collegamento diretto dal Pala De André, grazie a Luca Del Favero, che appunto coinvolgeremo e ci farà sapere come sta andando la partita dei giallorossi, partita contro una Piacenza di cui ti parlerà anche il nostro Alberto Serra, Piacenza rilanciata, anche se con Iesi è stata una vittoria anche quella sul filo all'ultimo minuto, insomma molto tirata, ma ci sono solo partite decise all'ultimo minuto quest'anno praticamente. Sì, infatti non c'è nulla di scontato, poi siamo anche al stesso punteggio in classifica, quindi sarà una battaglia come tutte le partite, non ci dobbiamo spaventare. Una Piacenza, chiedo alla regia di mostrare la slide numero 6 in cui abbiamo tirato giù un po' i promossi e i bocciati di questa ultima giornata di campionato, dove tra i promossi c'è anche, adesso qui c'è stato un errore di battitura da parte mia e chiedo scusa, Kenny Esbrook, che non aveva giocato benissimo con Forlì e invece, guardate le statistiche, soprattutto nella parte destra della slide, 6 recuperi e 7 assist, da 25 punti realizzati. Statistiche importanti. Perché tu dovrai, quando entri in campo su Esbrook, mi sa che ci finisci, no? Se capita si farà un po' il mastino. Siete però in casa, di nuovo. Sì, casa sì, vostra. Fattore campo molto importante, perché diciamo che prendiamo fiducia soprattutto dai nostri tifosi, che ci seguono anche a Trieste, ma in casa sono uno spettacolo. In questo momento mi sembra che proprio l'ambiente Pala De André, l'ambiente Ravenna, io l'ho visto nel derby con Forlì, ovviamente aveva un certo peso perché c'erano due tifoserie chiamate in massa ovviamente a tifare per i propri colori, però anche i tifosi di Ravenna non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio alla squadra, e mi sembra che questo vi stia dando molto anche proprio in settimana, tutti i giorni, vedo anche attraverso il vostro sito internet societario che c'è una vicinanza vera. Sì, sì, esatto, poi vicinanza senza pressioni, senza fiato sul collo, diciamo, vicinanza affettiva, ecco. Secondo te, mettendo, ovviamente non ti faccio neanche la domanda che con Piacenza si vince, no, perché cosa si fa con Piacenza? Sono scaramantico, ma andrà bene. Ecco, ti sei posto un obiettivo a livello di squadra, prima che a livello personale per questa stagione? Cosa potete valere, secondo te? Sicuramente, secondo me, la salvezza piena... Solo, ti ho detto, sono abbastanza scaramantico, quindi la parola playoff, esatto, ancora non lo pronunciamo. L'obiettivo di Marcello Crusca in questa tua stagione in Serie 2? Ma come ogni anno fare il meglio di quello che riesco, dare il 100% tutti gli allenamenti, e quello che sarà. Anna, secondo te Ravenna dove può arrivare onestamente? Allora, sinceramente è una delle squadre che ho visto meglio. Gioca bene, sono un bel gruppo, scusa per la scaramanzia, ma secondo me è una squadra da playoff in questo momento, sicuramente. Un consiglio di Alberto Serra a Marcello Crusca su Piacenza, poi Crusca dà un consiglio ad Alberto Serra su Trieste. Beh, non penso abbiano bisogno dei miei consigli, dico solo che se qualcuno in giro è un appassionato di basket, secondo me sarà veramente una bella partita, perché sono due squadre molto in forma, che giocano molto bene. Ravenna, cioè quella che ci ha messo più in difficoltà di tutti, ha fatto una partita con noi super, ma anche Piacenza è una bella squadra, quindi secondo me sarà sicuramente una partita da vedere, assolutamente. Il consiglio di Crusca a Serra su Trieste? Ma come gli ho già detto prima, ma come già sapeva lui, sono una squadra intensa che mette mani addosso, quindi appunto non sono io che... devo dare consigli su come affrontare questo tipo di partite. Un avvertimento, una nota tecnica, ovviamente. Abbiamo già fatto riunioni, siamo accorti che sarà una bella battaglia a Trieste. Sarà. Ecco, allora, veniamo alla battaglia di Trieste, due parole, insomma. Squadre però costruite con un concetto, ad esempio, gli stranieri sono nelle stesse posizioni. Sì. Sia voi che 3-4, ecco, sì. Quindi, squadre che... dal punto di vista offensivo più o meno hanno gli stessi numeri, però l'ambiente triestino lo conosciamo, bellissimo palasport, sì, tanta vicinanza, tanto calore, fra tifoserie in questo caso anche molto amiche, la tifoseria triestina e quella forlivese, insomma, che cosa dovete dimostrare e che cosa volete soprattutto dimostrare a Trieste? Ma, dimostrare non penso dobbiamo dimostrare niente, dobbiamo fare una gran partita,
che non è detto che si finiscono alla vittoria, perché in casa vincere Trieste è veramente difficile, però sicuramente penso che ci sia voglia di rivalsa, di dimostrare l'orgoglio che anche oggi la mente dei ragazzi hanno dimostrato, quindi vogliamo fare una grandissima partita. Speriamo di continuare ad allenarci bene come ha fatto ad esempio oggi, intensità, vediamo, perché comunque il campo di Trieste è veramente un campo veramente difficile, dove si fa fatica a superare 60 punti, loro sono molto intensi, c'è pubblico, vediamo. Il ricordo ultimo del Forlivese-Trieste è una vittoria con Tyler Kane che sbaglia l'ultimo tiro in appoggio, e purtroppo per quella per Forlì è la sconfitta che vale la retrocessione nel campionato 2013-2014, è da esorcizzare, detto proprio così, da esorcizzare. Sto a caso. Devi esorcizzare, tutti i ricordi vanno esorcizzati. Francesca, andiamo con i nostri amici e poi dopo ultima carrellatona di messaggi prima di parlare anche della sfida che attende Giovara e i suoi Tigers e le altre formazioni romagnole nel prossimo turno di Serie B, però adesso andiamo a vedere Romagna Fiere. Esatto, una Romagna Fiere ricchissima di nuovi appuntamenti, infatti perché conclusasi la 20ª edizione di Arte Forlì Contemporanea, Romagna Fiere si appresta a portare i suoi eventi in trasferta, proprio come una vera partita di basket. Lo farà riaprendo a Modena dal 18 al 20 novembre il prezioso scrigno della memoria di Vintage, poi dopo tornando a Rimini con Rimini Arte che si svolgerà dall'8 all'11 dicembre. Giorno quest'ultimo nel quale a Forlì arriva invece la fiera del riuso, dove i privati potranno comprare e scambiare oggetti inutilizzati dando loro una seconda vita. E proprio alla fiera di Forlì, con il nuovo anno, tornano altre numerose manifestazioni come la 15ª edizione di Sapeur, dove dal 27 al 29 gennaio si potranno acquistare prodotti enogastronomici di altissima qualità direttamente da produttori provenienti da tutta Italia, e il terzo festival Forlì Wine Festival, che nelle stesse giornate proporrà invece i migliori vini di tutte le regioni. Poi ancora Natural Expo dal 17 al 19 febbraio, la fiera con tutte le soluzioni per alimentare il benessere di corpo, anima e mente, la 23ª edizione di Vintage, che dal 10 al 12 marzo proporrà le collezioni moda per la primavera-estate, e infine la Vernice Art Fair, che dal 17 marzo offrirà una vetrina ai giovani artisti di talento. Vi ho letteralmente bombardato di appuntamenti, però tutto ciò lo potrete andare a trovare direttamente sul sito di Romagna Fiere, www.romagnafiere.it, dove appunto potrete scoprire anche tutte le novità in programma. Ottimo, grazie Francesca. Adesso andiamo a vedere le proposte di GM Infissi. Benvenuti in GM, oltre 60 anni di esperienza nel settore infissi. GM, serramenti in legno, legno alluminio, acciaio, PVC ad alto risparmio energetico. Un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica, per il comfort acustico, per la sicurezza. 1000 metri quadrati di esposizione dove trovare la soluzione ideale per i serramenti della tua casa. Tecnici qualificati vi assisteranno per ogni vostra esigenza. Ora siamo presenti anche a Cesena nel nuovo showroom presso Rotonda Secante, www.gm.net. Benissimo, rieccoci qui per la nostra volata finale della 7ª puntata di Panorama Basket, e come dicevamo abbiamo un vincitore del concorso che metteva a disposizione, voilà, questa bella foto che testè Edoardo Giovara ci andrà ad autografare. Quindi Francesca, qual era la soluzione e chi è il vincitore? Mentre sì, io mi reco da Edoardo con il pennarello in mano e gli faccio apporre l'apposita firma. Bravissima, mentre tu fai quello io dico che il video era di Miley Cyrus, il titolo era 23-23 e la vincitrice è Versari Greta, quindi brava Greta, complimenti, hai vinto questa meravigliosa foto, esatto, che Enrico ha appena fatto firmare. Sì, sì, fatto firmare a Edoardo Giovara, ecco qui adesso. Foto che ricordiamo è stata scattata da Nicola Ulivi. Esattamente, eccola. Perfetto, quindi Greta hai detto? Greta, esatto, Greta Versari. Brava Greta, complimenti per la tua velocità anche nella risposta. Detto questo, appunto, Edoardo, restiamo un attimo. No, prima di restare con Edoardo, abbiamo dei messaggi importanti anche su Forlì. Facciamo una bella carrellata, 2-3 subito, con risposta di Serra, di Anna Maria Fantini, insomma, così. Vediamo. Certo, se continua così con le multe che prendiamo, tra parentesi, altri 1.500 euro, ci mangiamo tutti i soldi per un eventuale rinforzo, sempre scritto da Warriors. Altri 1.500 euro, in effetti, ci sono state un po' un problema, questo anche la società me l'ha fatto sapere, no? Tanti lanci di oggetti, cose di questo tipo, forse evitabili, anzi no, tolgo il forse.
Ma probabilmente sì, è anche vero che Forlì è un campo caldo e gli avversari lo sentono, magari dobbiamo raggiungere la giusta misura fra essere caldi e non esagerare, passare di là, ecco. Esatto. Ancora Francesca? Domenica al Palafiera c'erano i giocatori di Forlì con gli occhi spenti e le orecchie basse. Con questo atteggiamento non si va da nessuna parte. Ferri e Rotondo nulli. E sempre a proposito di Ferri, cosa sta succedendo a Ferri? A dir poco frastornato. Lo chiedo ad Anna Maria, non abbiamo visto un Ferri in effetti, al di là della molta panchina che Gigi Garelli ha dato, perché obiettivamente Bonaccini giocava meglio in quel momento, quindi mi sembra di poter anche dire che certe volte chi gioca meglio è giusto che stia in campo rispetto a chi non sta giocando bene. Un Ferri che altre volte è stato importante secondo me in questo inizio di stagione, obiettivamente anche l'ho visto parecchio giù di tono. Sì, soprattutto l'ultima partita in casa, non questa, quella con Udine. Sì. E secondo me nel momento chiave Ferri aveva preso la partita, la squadra in mano, l'aveva portata alla vittoria al di là del canestro o meno. Penso che in questa fase magari anche Michele senta il fatto che non è tutto a posto all'interno della squadra, quindi salute, il giocare insieme, eccetera. Essendo lui un architetto di questo gioco, insomma, bisogna che magari anche ogni pedina sia al suo posto. Però non mi impensierisce, no. Michele, anche perché ecco. È esperto di questo campionato. Ricordo un Ferri che però può essere un architetto di gioco, ma anche uno, e lo ricordo in gara 4 proprio a Borgo Sesia, che a inizio partita prende alla sfuriata, indirizza la partita su Ambicanestro, se lo ricorda Edoardo benissimo. Francesca? Sì, sempre su questo discorso, infatti c'è chi scrive: io vedo bene Bonaccini come play titolare, la squadra gira 200 quando lui è in campo. E ancora, premetto che non dobbiamo fasciarci la testa, ma cominciare a prendere qualche rimbalzo, sono 2 anni che sembra non interessare più. Che non interessa, non interessa, però ovviamente Rotondo, Infante hanno bisogno molto dell'aiuto di Crockett e di Blackshear. Blackshear è stato preso anche in questo contesto, no? In questo ragionamento. No, sì. Adesso, il fatto dei rimbalzi è sicuramente un problema, però non può essere solo un problema di Infante e Rotondo, nel senso che non è che loro devono prendere tutti i rimbalzi o solo loro. Ad esempio, molti rimbalzi nel primo quarto di domenica ce l'ha presi i loro tre, Casagrande, quindi bisogna lavorare anche di squadra. Fattori. Poi quando facciamo, ad esempio, contenimento sul pick and roll, il lungo deve aiutare sul piccolo, è logico, qualcuno deve aiutare il lungo sul rimbalzo. Quindi non tiriamo la croce addosso sempre agli stessi, sempre per le solite cose. Sappiamo sicuramente che nessuno dei due sono Shaquille O'Neal. Hanno caratteristiche diverse, c'è poco da fare. L'abbiamo scelto anche per questo. Paolo l'abbiamo scelto perché è tecnico, è rapido, è veloce, è logico che non è atletico, lo sappiamo. Infa è un po' più atletico, però è di statura un po' più bassa, però lo sappiamo. Dobbiamo però cercare di coprire i loro difetti di squadra e esaltare i loro pregi. E per quello, lo dico io, non lo dici tu, che nel primo tempo anche un maggior aiuto da parte di un Crockett, che anche Anna ha detto ha visto un po' più sottotono, era necessario proprio in questo contesto. Un ultimo paio di messaggi. Alex scrive: perché Garelli si ostina a tenere in campo Vico che, come spesso capita, infila 3 o 4 triple e poi da solo parte e spreca 10 azioni senza creare il gioco di squadra? Posso rispondere io personalmente, perché secondo me in questo momento Vico ha bisogno di fiducia, di campo per ritrovare se stesso, non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Poi è ovvio che un po' di panchina ci vuole anche per lui, ma secondo me in questo momento ha bisogno di stare più in campo che in panchina. Ancora? L'importante è salvarsi, è un campionato molto più difficile del previsto. No, difficile come previsto, anche questo lo dico io, no Anna? Insomma, nessuno si doveva fare illusione, ma non ce le siamo mai fatte. Serie B velocemente, giornata numero 7, ho sbagliato? Sì, giornata numero 7 con la slide numero 2. Girone B, Raggi Solaris Faenza, Pallacanestro Vicenza. Questa è la partita che si giocherà domenica 13 novembre, con ancora un po' problemi fisici, mi dicevano, di Faenza e l'ipotesi di inserire Maccaferri, che al momento in rosa è in stand-by. Girone C, Pallacanestro San Michele Maddaloni, Tigers Forlì, domenica, anche questa. Krebs Rimini, Cestistica San Severo, anche questa domenica un bel incontro per Rimini contro San Severo. Giusto una curiosità. Per quanto riguarda il mercato della Serie B, ci sono alcuni movimenti che riguardano gli allenatori. A Firenze sembra finita l'era Cadeo, probabile che tra i nomi sondati, anzi
sicuro che tra i nomi sondati c'è anche quello di Andrea Niccolai per la panchina, vedremo se poi sarà veramente lui il sostituto di Cadeo, e a Ortona che cerca un allenatore, altri due allenatori romagnoli molto conosciuti, Stefano Salieri potrebbe finire in panchina a Ortona, e addirittura si è fatto il nome di Rod Griffin, vedremo quale sarà il futuro. Edoardo Maddaloni, squadra fucina storica di giovani, lo sappiamo esatto. Tutti, è una squadra sicuramente da sottovalutare, perché anche se ha due punti in classifica, comunque andare lì a vincere non è assolutamente facile, perché è un campo caldo come tutti i campi da quelle parti, e quindi è rimanere concentrati sul pezzo, cercare di fare la miglior partita possibile e portare a casa assolutamente i due punti. Una squadra, guardate un po' la rosa, che ha nel reparto esterno in questo momento la sua forza maggiore, Maddaloni, sì, mi sembra. Il punto di riferimento loro è Giammò. Sì. E Joshua Giammò. Joshua Giammò. Esatto. Mm-hmm. Vedremo. Secondo te però, Anna, può essere la vittoria con Barcellona e questo tipo di trasferta il momento in cui per i Tigers, che dovevano ancora trovare un loro equilibrio, che forse Villani gli ha dato, il momento della, insomma, della definitiva entrata, diciamo, a regime del motore, ecco. Sì, certo, poi col fatto che sono anche rientrate alcuni infortuni, è una squadra più completa e competitiva, può far bene anche in trasferta. Questa è un po' la carrellata su quello che è stato, quello che è e quello che sarà del basket romagnolo, e noi non possiamo far altro che a mano in cuore salutarvi, perché il tempo è tiranno e ci dice già che è ora di salutarci, e quindi noi salutiamo Francesca, a partire da Marcello Crusca, esatto. Guardia dell'Ora Siravenna. Grazie, grazie Marcello di essere stato in nostra compagnia. Alberto Serra, come abbiamo detto, vice allenatore dell'Unieuro, grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie, grazie a voi. Ciao. Grazie anche ad Anna Fantini, che ritroverò alla prossima partita in casa dell'Unieuro a fare la telecronaca. Purtroppo dobbiamo fare due trasferte prima di ritrovarci davanti al microfono. Va bene. Magari ci sentiamo per telefono. Ci sentiamo per telefono. Okay. E grazie anche ad Ala Tigers Forlì, Edoardo Giovara. Grazie. Ciao a tutti. Grazie Edoardo, grazie ancora della tua cortesia. Io ringrazio te, Francesca, come sempre, della tua professionalità e della tua carica anche dal punto di vista umano. E noi salutiamo e ringraziamo i telespettatori, che sono quelli che ci danno la forza per andare avanti tutti i martedì. Esattamente, grazie per essere stati con noi. Noi ci vediamo martedì prossimo, sempre ore 21 su Teleromagna. Buona serata. Buona serata a tutti. Si chiama A2. Qui è festa grande anche per noi di Panorama Basket. Tutto si muove, non riesco a stare fermo. Tremando ti cerco in tutti i canali. Alta tensione, ma senza orientamento. Oggi è una grande giornata di basket a Forlì per un record di impatto. Noi vi diciamo solo che Panorama Basket sicuramente tornerà, perché siete stati fedelissimi, bravissimi, grandissimi. Grazie, grazie, grazie. Buonanotte e grazie a tutti.